Buenas tardes a todos. Soy Elena González Blanco, profesora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED y directora del Laboratorio de Humanidades Digitales. Y esta tarde, pues, hemos organizado un seminario sobre creación y gestión de bibliotecas digitales. Es un honor para mí presentarles al profesor Gianfranco Crupi, que viene de la Universidad de La Sapienza en Roma. El profesor Gianfranco Crupi es profesor de literatura italiana en la Universidad de La Sapienza y también forma parte del comité directivo del Digilab, el laboratorio digital de la Sapienza que ha creado la Sapienza Digital Library. Él ha venido aquí con un intercambio Erasmus y va a hablarnos esta tarde de la creación, organización y gestión de una biblioteca digital, con el caso concreto de la Sapienza Digital Library y la propia experiencia de haber pasado por todo este proceso de creación. No voy a decir nada más porque es él el que tiene que hablar. Simplemente, pues a los que nos estáis siguiendo en directo a través de internet, en vídeo, tenéis una pestaña de consultas en la que podéis escribir vuestras dudas, consultas, preguntas u observaciones que queráis realizar al profesor. Estas llegarán por correo y serán atendidas a lo largo de la sesión y las preguntaremos al final antes de las pausas. Así que bueno, pues os animo también a, si tenéis alguna consulta o alguna duda, hacérnosla llegar porque este curso está también orientado tanto para los que están en la sala como para los que nos estáis siguiendo a través de internet. Para los que nos estáis siguiendo a través de internet, de cara a obtener el certificado de haber visualizado la conferencia, nos tenéis que enviar a lo largo de las próximas 2 semanas una pequeña memoria de 2 folios en la que se resuma un poco vuestra experiencia y vuestras conclusiones de la jornada. Pues sin más, os presento al profesor Gianfranco Crupi y ante cualquier duda, aquí estamos. Buenos días a todos, un sincero gracias a Elena para la organización de este seminario. Para mí es una oportunidad para presentar un proyecto de biblioteca digital que fue realizado en la Universidad de Roma, La Sapienza. Pero antes de presentar el proyecto, me gustaría introducir el concepto de biblioteca digital y sus diversas expresiones con ejemplos. Yo proyecto las diapositivas en español. Me excuso por lo español y luego me voy a explicar en italiano. Espero que sea comprensible y espero en la ayuda de Elena. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, no os entiendo, queréis que tal, no sí. Podéis levantar la mano y interrumpir, no hay sí, problema. Sí. Bene, nella prima parte della mia conferenza mi soffermerò, introdurrò alcuni concetti di biblioteca digitale. E nella seconda parte mostrerò invece il progetto della Sapienza Digital Library, entrando, come dire, nel back office della biblioteca. Bene, nell'introduzione direi che all'inizio, quando cominciano gli anni 90, con lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il termine, l'espressione biblioteca digitale è entrato a far parte del lessico, in italiano si dice biblioteconomico, cioè della biblioteconomia, della scienza, library science, in un più ampio contesto semantico che lo vedrà assimilato per sinonimia, per distinzione o per opposizione ai termini biblioteca elettronica, biblioteca virtuale, biblioteca multimediale. E questo insieme di aggettivi denota, come dire, di queste differenti denominazioni della biblioteca,
ci dice alcune cose, denuncia, non so come si dice, se denunciare, denuncia, perfetto, molto bene, sostanzialmente tre fattori. Uno, la trasformazione radicale della biblioteca nel contesto del nuovo contesto degli scenari digitali. La biblioteca cambia pelle, non è più la stessa cosa, proprio comincia a non essere più la stessa cosa. E due, il fatto, il suo posizionamento non più esclusivo nell'universo della mediazione informativa, sempre meno dipendente della biblioteca e dove si presentano nuovi soggetti concorrenti, sia pubblici che privati, oppure il frutto, il risultato di ibridazioni, no, istituzionali tra pubblico e privato, che in qualche modo consentono di ridisegnare la geografia della conoscenza e i luoghi dell'accesso alla conoscenza. Basta pensare al progetto di Google Books. Il progetto Google Books nasce proprio da una joint venture, no, tra pubblico e privato, tra le grandi università internazionali americane ed europee e un soggetto privato come appunto Google. E poi il terzo è il cambio di scenario, il mutamento di scenario, il contesto in cui le biblioteche si esprimono a partire dall'universo documentario. E l'avvento, la nascita del web ha infatti introdotto un concetto di documento che fortemente legato, strettamente legato al supporto digitale con cui il documento viene rappresentato e che può essere anche fisicamente molto lontano dal dispositivo che ne permette la lettura. Oggi luogo della conservazione, luogo della fruizione possono essere molto distanti tra di loro. Questa è la più grande, straordinaria, no, rivoluzione che poi il digitale ha comportato nelle nostre attività e nel nostro modo di fruire la cultura. Basti pensare per esempio alle tecnologie di cloud computing che permettono la gestione di servizi, l'esecuzione di applicazione e l'archiviazione anche di documenti in un luogo virtuale che è appunto la cosiddetta nuvola, cloud, no? Costituito da molteplici server distribuiti in rete. Contemporaneamente, e all'interno di questi scenari, sono cambiate anche il modo in cui gli utenti, no, l'utente, usuario, no, si pone nei confronti dell'universo informativo. Nel senso che abbiamo utenti, usuarios, no, sempre più esperti nella interazione con la struttura ipertestuale del web e con l'uso di alcuni strumenti di ricerca. Per esempio i motori di ricerca, sempre più minimalisti, basti pensare alla rivoluzione di Google, no? Una piccola finestra che ti apre la conoscenza e l'informazione sul mondo intero. E quella filosofia minimalista di Google, immaginate come è stata importante anche per le biblioteche. Molti OPAC delle biblioteche ormai utilizzano la forma googlizzata della investigazione, no? della ricerca scientifica. Ma dall'altra parte noi abbiamo anche
utenti, usuarios, che sono più esperti rispetto a prima. Anche nella navigazione, per esempio, di basi dati, no? Che richiedono la presenza di la competenza, una competenza sicuramente molto elevata, no? Proprio per alcune di queste banche dati richiedono molta una conoscenza avanzata del funzionamento anche linguistico. E dunque noi stiamo assistendo a una rimodulazione di quelle che sono le funzioni tradizionali delle biblioteche e all'assunzione di nuove responsabilità da parte delle biblioteche stesse e che sono inerenti e che riguardano sostanzialmente uno, i processi editoriali di creazione, produzione e diffusione della conoscenza, specialmente nel mondo accademico. E creare una collezione digitale significa innanzitutto fare un'operazione editoriale. Stiamo creando dei nuovi oggetti che hanno dei dati e metadati differenti rispetto a quelli di origine e spesso questi progetti di collezioni digitali nascono, i grandi progetti, all'interno delle grandi biblioteche. E secondo, questa rimodulazione delle funzioni della biblioteca riguarda i servizi di mediazione informativa. Sempre più abbiamo sistemi di disintermediazione, cioè si fa in modo che il bibliotecario, no, non agisca di persona, ma venga disintermediata la informazione attraverso una serie di strumenti disponibili in rete, è il cosiddetto reference digitale. E poi la terza funzione riguarda la formazione, nel senso che le biblioteche si sono dovute organizzare per creare alfabetizzazione informatica e alfabetizzazione informativa per i loro utenti, no? Usuarios. Bene, se volessimo schematizzare con il termine biblioteca digitale, noi intendiamo due cose, significhiamo due cose. Uno, per un lato, da una parte il modello logico e astratto, che è costituito da collezioni di documenti, non solo testuali, e dai metadati che sono relativi ad essi. Dall'altra immaginiamo una struttura di servizio organizzata in cui le collezioni sono il cuore, sono al centro di un sistema di relazioni che supportano tutto il ciclo di vita dei documenti digitali e i servizi che sono stati creati per l'accesso e per il recupero dell'informazione. Ebbene, il modello di infrastruttura fisica e organizzativa più praticata, più usuale, è quello della cosiddetta biblioteca ibrida, in cui le collezioni digitali sono parte di una più complessa architettura di funzioni e di servizi e in cui le politiche di conservazione del patrimonio documentario si incontrano, si affiancano a quelle dell'accesso all'informazione secondo modelli che sono commisurati alla tipologia della biblioteca e al suo
bacino di utenza, area di influenza reale, potenziale o virtuale. La biblioteca ibrida, un esempio, può essere per esempio quello della Biblioteca Nazionale Spagnola, la Biblioteca Nazionale de España, no? Che insieme alle sue collezioni analogiche rende disponibili ai suoi utenti le collezioni digitali. Ecco perché biblioteca ibrida. Questo è il modello che diciamo è quello più in uso. Ma accanto adesso dobbiamo immaginare anche altri modelli. Per esempio quello di biblioteche digitali che nascono in contesti accademici, extra bibliotecari. C'è un progetto di digitalizzare una collezione, è un progetto che nasce non all'interno di una biblioteca, ma all'interno di un gruppo di lavoro, un gruppo di ricerca nazionale o internazionale. Ebbene, si forma una collezione digitale, in alcuni casi una biblioteca digitale, che è extra bibliotecaria, cioè non nasce in un contesto bibliotecario. Oppure basti pensare ad altre esperienze. Spesso con il termine biblioteca digitale intendiamo anche quelle piccole collezioni digitali di documenti che vengono resi pubblici da entità locali, comuni, non so come dire, municipi? Sì. Sì, per affermare anche una propria identità, no, rispetto ad altri. Ma io direi che forse, volendo dare una definizione che sia comprensiva delle tante esperienze di biblioteche digitali, beh, forse, e voglio citare tra le altre anche Europeana, cioè una... è una biblioteca digitale, difatti è una sorta di hub, no? Che tiene insieme le esperienze di digitalizzazione che sono state effettuate in diversi paesi europei. Dicevo che la definizione che forse tiene insieme meglio le diverse esperienze potrebbe essere questa, e cioè che la biblioteca digitale è un sistema di comunicazione dei patrimoni digitali. È un sistema di comunicazione, è una modalità che può esprimersi sotto forma di varie esperienze per comunicare i patrimoni digitali. Questo è indipendentemente, a prescindere dal tipo di supporti, al tipo di risorse e dal tipo delle modalità e delle forme organizzative. Questo è il primo punto fermo che volevo mettere, che era provare a questo poco tempo che abbiamo a disposizione, creare una specie di lessico, di glossario comune, no? Per poter andare avanti. E questo anche perché sono esattamente queste le domande, le risposte che ci siamo posti noi all'interno della Sapienza quando abbiamo elaborato il progetto di Sapienza Digital Library. Le prime cose che abbiamo chiesto è: ma che cosa è per noi una biblioteca digitale? E il secondo passaggio è stato: bene, data una nostra definizione e espressa la nostra volontà di comunicare i patrimoni digitali della Sapienza, dobbiamo realizzare un progetto.
come si fa un progetto di biblioteca digitale? Bene, il progetto è fondamentale, nel senso che i fondamenti di una biblioteca digitale si fondano sul suo progetto, vale a dire nella definizione degli obiettivi e delle finalità. Facciamo una biblioteca digitale? Bene, ma quali sono i nostri obiettivi? Qual è il nostro target? Con chi vogliamo parlare? A chi vogliamo comunicare? E per quale motivo? E in quale modo? Con quali modalità? Si entiende bene? È un problema? Si comprende? Sì, sì, bene. Cerco di parlare lentamente e di usare un lessico basico in modo... Okay. Va bene. Se, se c'è qualche problema, ditelo. Te lo dico, sobre todo para los que estáis fuera, porque a veces no se ve muy bien la pantalla desde un streaming. Entonces, sí, sí, bueno. Si hay alguna duda, escribí. Bene, la prima cosa, io poi non so neppure se lo spagnolo che ho scritto va bene o... Va benissimo. Va bene. Ebbene, la decisione di operare, di fare un progetto di digitalizzazione, qualunque sia la grandezza del progetto e quindi anche la sfera, l'ambito di applicazione, e una cosa fondamentale che dobbiamo aver chiaro da subito è che qualunque sia il progetto, bene, esso ha importanti effetti di ripercussione sull'organizzazione che lo promuove, e questo da vari punti di vista. Punti di vista che investono, interessano aspetti tecnici, finanziari, di gestione, tecnologici, che riguardano i criteri di selezione e di conservazione del materiale e che quindi non devono essere, come dire, lasciati all'improvvisazione. Bene, questi processi devono essere, sin dal primo istante, essere tutti documentati. Bisogna prendere, come dire, aprire un file Word e cominciare a scrivere il nostro intendimento. Noi stiamo facendo un progetto di biblioteca digitale per queste ragioni. Siamo capaci, siamo in grado di farlo? Proviamo a interrogarci. Abbiamo l'organizzazione che ci può aiutare, che ci sostiene? Abbiamo le risorse finanziarie e umane per poterle fare? Oppure no? Il processo decisionale richiede una valutazione, quindi delle ragioni e degli obiettivi. Che può essere anche aiutata, questo processo decisionale, da alcuni modelli cognitivi che si chiamano decision making, no? Che esistono, che è possibile trovare anche in rete, e che aiutano, supportano la decisione attraverso l'analisi di più alternative possibili. Per esempio, questo è un modello di selezione, proprio di decision making. Vi faccio vedere anche la versione questa in italiano. Beh, per esempio, il materiale che vogliamo digitalizzare ha un valore intrinseco sufficiente per garantire, assicurare interesse al prodotto digitale? No, stop, abbiamo finito, non andiamo più avanti. Invece sì, andiamo avanti. Allora, la digitalizzazione migliorerà significativamente l'accesso, no, all'informazione, aumenterà
l'uso di una utenza, di un usuario, no, identificabile? Se no, ci fermiamo, se no sì, andiamo avanti. Cioè, sono dei modelli che aiutano a decidere, aiutano a procedere nella decisione, ma aiutano anche il gruppo che costruisce la biblioteca digitale a fare chiarezza sul proprio lavoro, sul proprio intendimento. Allora, possiamo dire che finalità, strategie, soluzioni tecnologiche sono fortemente interrelate tra di loro e richiedono una documentata e coerente elaborazione e pianificazione. Insisto sul concetto di documentazione, del documentare i processi, perché è fondamentale. Spesso nei progetti che vengono fatti non esiste documentazione, la perdiamo, e nel tempo la memoria si perde, quindi perdiamo delle informazioni fondamentali. Invece è fondamentale sapere quando è stata elaborata l'idea, come è stata organizzata, pianificata, chi erano le persone che hanno dato vita a quel progetto, con quali competenze e come. Sono, diciamo, questa documentata elaborazione e pianificazione deve essere in grado di analizzare anche i rischi di insuccesso. Per esempio, dobbiamo pensare non solo al progetto, ma la cosa più complicata è alla gestione nel tempo del progetto. È quello che costa. Quella è la cosa più difficile. Non è quella di farsi venire delle idee creative e belle, ma è quella poi di riuscire a gestirle nel tempo, nella lunga durata. E quindi dobbiamo essere sicuri che questo possa essere garantito nel tempo. Per esempio i fondi, per esempio avremo sempre personale a sufficienza per gestirlo il progetto, e poi siamo in grado di lavorare in cooperazione con altre realtà in modo da come dire, diminuire il costo, no, del progetto stesso. Ma ancora, gli obiettivi, strategie, soluzioni tecnologiche richiedono anche il disegno dell'architettura logica della biblioteca, cioè del sistema di relazioni che devono mettere in comunicazione le parti costitutive. Esattamente come se si progetta una biblioteca reale, non, come dire, non elettronica, non digitale. Quando si progetta una biblioteca reale, bene, l'architetto è attento ad alcune funzioni. Deve essere attento alla funzionalità, cioè deve fare in modo che l'utente sappia sempre dove si trova e che raggiunga gli spazi nel modo più facile e veloce possibile. E due, che sia uno spazio gradevole, cioè che sia esteticamente confortante, che faccia piacere starci. E tre, che sia accessibile. Accessibile significa che non ci siano barriere architettoniche, cioè che sia costruita in modo tale da garantire a tutti l'accesso alle risorse digitali. Bene, una preventiva analisi degli utenti e la definizione del target aiuterà a modulare il linguaggio della biblioteca. Ogni biblioteca ha un suo linguaggio. Fate attenzione, quando entrate in una biblioteca, inconsciamente
ci sono una serie di elementi che vi parlano e vi dicono delle cose e sono differenti da biblioteca a biblioteca, per cui voi in qualche modo imparate il linguaggio di quella biblioteca, il modo in cui essa comunica con voi, no? La segnaletica, i cataloghi, il servizio di reference, no? E altro. Bene, è importante in una biblioteca digitale fare un'analisi del los usuarios reali e virtuali, cioè di quelli che realmente, no, noi sappiamo essere gli utenti della nostra biblioteca digitale e di quelli che pensiamo possano essere utenti della nostra biblioteca digitale. E quindi aiuterà anche a definire la scelta degli standard da usare e i criteri di selezione delle risorse documentarie da acquisire in formato digitale, che è l'operazione scientificamente più rilevante. E se abbiamo tanti libri, quali decidiamo di digitalizzare per primi? Qual è la nostra scelta? Come avviene la nostra selezione? Vi ricordo che è talmente importante questo concetto di selezione che su questo è nato un enorme dibattito internazionale dopo la nascita del progetto Google Books, perché quando è nato il progetto di Google Books, l'Europa, per bocca del presidente francese, presidente della Repubblica francese, ha espresso le sue preoccupazioni. Era un progetto che in partenza nasceva come digitalizzazione di di libri, di documenti che rappresentavano la cultura anglo-americana. Ecco che nasce l'idea di come dire, creare una biblioteca digitale europeana che riguarda le biblioteche nazionali ed è sovvenzionata sì, dagli stati, e nasce in Francia forse il più interessante progetto di biblioteca digitale nazionale, che è Gallica. Bene, la selezione è un'operazione critica che deve tenere presenti alcuni indicatori di riferimento. Per esempio, uno è la valorizzazione di un patrimonio culturale, oppure la frequenza d'uso di documenti che sono quindi soggetti al deterioramento, va bene, sì. Lo stato di conservazione, l'utilità per esempio a fini didattici, la conservazione di importanti documenti o basi di dati. Per esempio, noi come Sapienza ci siamo posti il problema immediatamente dei grandi, enormi archivi che abbiamo relativi all'archeologia. Come saprete, l'Università di Roma, la Sapienza, è uno dei centri di eccellenza della ricerca archeologica nel mondo. E quindi noi abbiamo decine di diari di scavi, chiaro la parola, il termine diari di scavi, con la documentazione fotografica. E questa per noi è stato, ecco, uno degli elementi che ci ha detto: questo patrimonio deve essere salvaguardato dal nostro progetto. Dunque, la biblioteca digitale, una biblioteca digitale, richiede una organizzazione che abbia specifiche competenze e capacità gestionali
anche quando tutti i processi vengono affidati, delegati a terze persone, no? Posso decidere di fare un progetto di digitalizzazione, chiamo una impresa privata per realizzare quel progetto, ma io lo devo gestire quel progetto. Sono io l'attore principale della gestione di quel progetto e quindi è necessario che ci siano delle competenze interne, che di persone che sappiano che cosa sono gli standard, che cosa sono i metadati, che cosa sono i processi di digitalizzazione, che cosa significa conservare un oggetto digitale. Ma ho bisogno anche di competenze scientifiche direttamente, che ci dicano perché digitalizzare quella collezione e non quell'altra collezione, o perché prima questa e poi l'altra. E quindi è necessario, come dire, chiara identificazione sia delle competenze che dei flussi di lavoro. Da dove cominciamo? E come? E chi lo fa? Bene, la valutazione delle risorse finanziarie deve tener conto di una serie di indicatori. Per esempio, la presenza di personale con competenze specifiche, la disponibilità di una struttura fisica in grado di accogliere laboratori di digitalizzazione, ma anche di metadatazione. E poi valutazione di risorse finanziarie necessarie, per esempio, alla digitalizzazione. La digitalizzazione costa e quindi bisogna che il progetto sia, è necessario che sia sostenibile. E poi ancora competenze relative all'archiviazione e alla conservazione e ai sistemi di distribuzione e di visualizzazione poi delle risorse, no? Dunque, questo significa che probabilmente una delle prime cose che dobbiamo fare è quella di, fatto il progetto, di cominciare esattamente a disegnare, a progettare l'architettura della biblioteca. Vi ho messo dato qui una citazione di un studioso italiano, Salvatore Settis. Ho provato a tradurla sperando di non aver fatto disastri. E lui dice: parlando di dati o di basi di dati, si rischia di credere, si pensa, si crede che il dato, che i dati siano neutrali. E mentre non è così. Il modo, anzi, come crea o non crea conoscenza, cioè il modo in cui il dato crea o non crea conoscenza, dipende da come è strutturato e da come è presentato. Quindi i dati, potremmo dire, non sono agnostici. I dati ci dicono non solo l'informazione che essi trasmettono, ma ci dicono altro. Ci dicono un di più che è fornito, che è dato, dalla loro struttura, dal modo in cui anche essi stessi vengono presentati. Allora possiamo dire che l'architettura logica della biblioteca digitale è il luogo in cui il dato informativo, cioè il documento, diviene conoscenza. E se pensate bene, le biblioteche hanno sempre investito in quella che noi oggi definiamo architettura dell'informazione. L'architettura dell'informazione è una disciplina ormai molto praticata che
esattamente come dicevo prima, permette di progettare il modo in cui l'informazione deve arrivare all'utente. Allora, questa sensibilità all'architettura dell'informazione le biblioteche l'hanno sempre avuta. L'hanno avuta nella capacità di gestire le informazioni stesse, di catalogarle, di catalogare le fonti della conoscenza e del sapere, creando anche connessioni semantiche tra i documenti. Basti pensare ai cataloghi, no, delle nostre biblioteche, catalogo per autore o per soggetto, per esempio, fornendo quindi ai dati stessi un valore aggiunto, un valore che è espresso, per esempio, attraverso i linguaggi di indicizzazione semantica e di classificazione. I sistemi di classificazione, come sapete, sono dei sistemi di ordinamento della conoscenza registrata, no? Delle fonti della conoscenza registrata utilizzata nelle biblioteche, no? Per consentire un più rapido accesso all'utente. Bene, quella sensibilità, quella storica, tradizionale sensibilità, oggi si traduce nel disegno dei nuovi contesti digitali e degli spazi logici di interazione tra l'utente, l'universo dei documenti e i servizi. E questo per consentire all'utente, all'usuario, un più intuitivo accesso ai contenuti e anche un più facile recupero dei dati stessi. E dunque possiamo dire che la qualità di una biblioteca digitale non si misura tanto dalla quantità dei documenti digitalizzati, ma dalla capacità di strutturare e di modellizzare i dati, cioè di renderli accessibili. Dalla capacità di strutturare, di modellizzare i dati e di metterli in relazione tra di loro. Ancora, la sua qualità, ed è questo un aspetto che nel nostro progetto di Sapienza Digital Library, e poi lo vedremo da vicino, abbiamo cercato di valorizzare il più possibile, e quella, la qualità, diciamo, si misura anche dalla capacità di conservare la stratificazione dei contesti. Insomma, un documento fa parte di un contesto, fa parte di una collezione più piccola, e poi di una collezione più grande, di una raccolta. Allora è importante conservare questi contesti, sapere sempre, cioè l'utente, quel documento in quale contesto si trova, contesto di conoscenza. Ecco allora che si tratta di valorizzare la relazione tra quello nuovo contesto che noi creiamo e, nel caso dei documenti digitali derivati, cioè quelli che provengono dalla digitalizzazione di una fonte analogica, di conservare anche quello di origine, di mettere in relazione questi due, cioè sapere che, per esempio, questo oggetto digitale che io ho creato, che ho digitalizzato, fa parte di una collezione digitale, entra in un contesto che magari è diverso dal contesto e dalla collezione reale, analogica. Ma è importante che io questi due contesti li tenga in relazione, faccia vedere che c'è una connessione tra essi. E naturalmente quello di permettere anche la relazione con i documenti con cui esso ha delle relazioni semantiche
sia tacite che espresse. E allora ecco perché, ponendoci queste riflessioni, siamo arrivati anche a una considerazione che abbiamo documentato, che abbiamo anche, come dire, elaborato in una serie anche di paper che abbiamo pubblicato nel tempo come attività del nostro progetto. E cioè che le architetture, le infrastrutture delle biblioteche digitali devono essere modelli di conoscenza dinamici. Cioè non devono rappresentare staticamente, passivamente, la realtà di un documento, ma dinamicamente nel sistema di relazioni che esso intrattiene ha con altri documenti o con altri contesti. Devono essere modelli di conoscenza distribuiti, cioè non centralizzati, nel senso che per quanto il progetto sia un progetto unitario, abbiamo operato perché le singole collezioni avessero delle responsabilità scientifiche e tecnologiche che fossero, come dire, separate, diverse dal gruppo che è direttivo del progetto. Ed è queste architetture vanno anche avere, come dire, essere proporzionate alla identità istituzionale del progetto stesso, alla tipologia, anche alla quantità e alla qualità dei servizi che si intendono erogare, no? E, io progetto questa biblioteca, ne faccio un grandioso progetto e poi mi dimentico che tutto è finalizzato all'utente. Quali servizi voglio attivare? E come fare ad aiutare l'utente a lavorare come se fosse nel suo studio privato, a casa, no? Con i suoi libri, nel modo più comodo, più confortevole, ma anche più scientificamente garantito. Ecco, queste sono le domande che noi ci siamo posti prima di nell'elaborare il nostro progetto, nel documentarlo, prima di passare alle fasi più operative e alle fasi che riguardano la digitalizzazione. Io non so quale sia la vostra conoscenza dei processi di digitalizzazione, ma voglio, come dire, dare qualche nozione perché può aiutare a capire esattamente poi quello che noi abbiamo fatto nel tempo. E comincerei con alcune definizioni proprio basiche, essenziali, insomma. La prima che quella che sicuramente conoscete ed è che i documenti digitali possono essere sia primari che secondari, cioè o nativi digitali e quindi che non hanno un equivalente analogico, oppure secondari o digitalizzati, la cui pubblicazione è il risultato della conversione da un originale analogico. Chiaro? Questa è la... è chiaro quello che ho detto, sì, spero. Questa è la prima distinzione fondamentale. Nel secondo significato, cioè di documenti secondari o digitalizzati, per digitalizzazione si intende il processo di creazione e produzione di un surrogato, di un sostituto, di un derivato, diciamo, digitale del documento analogico, che il quale documento analogico costituisce la fonte del nostro processo di conversione. La procedura di acquisizione più in uso è sicuramente quella meccanica.
che prevede l'utilizzo di alcuni specifici dispositivi a seconda della tipologia dei documenti, per esempio scanner, oppure fotocamere, oppure per esempio anche la, come dire, la digitazione manuale, insomma si è fatto anche questo. Io vorrei farvi vedere questo documento di 3 minuti, che è interessante perché è della Bibliothèque Nationale de France e mostra come è avvenuto come avviene il processo di digitalizzazione presso quella biblioteca, sperando che si apra il link. Abbiamo il collegamento può clicca ancora, ma vedi che non no. Sei l'indirizzo? Sì, adesso vedo se allora vediamo un attimo se posso da qui. Scusate un attimo, spero di riuscire a allora devo provare a uscire dal sì, spero. Ah, eccolo qui, eccolo qui. Allora, vediamo, eccolo. La selezione delle opere, la preparazione per la digitalizzazione, e i differenti usi di dispositivi, di scanner. Questo è uno scanner per la digitalizzazione automatica, c'ha un braccio che automaticamente sfoglia i libri. Vedete, 2500 documenti digitalizzati a settimana. E questa è la digitalizzazione di opere invece particolarmente fragili. Sono scanner cosiddetti planetari che consentono la scansione senza aprire completamente il libro. Questa è la scansione invece che viene fatta manualmente per opere, per esempio, di grande formato, e sempre con scanner a luce fredda. E questo invece per di opere di cui si possono, come dire, tagliare il dorso del libro, aprirlo e quindi passare come se fosse una, come si chiama, fotocopiatrice, fotocopiadora, benissimo. Questo è il formato immagine. Fra un po' spiegherò la differenza tra formato immagine e modo testo, formato testo. Il controllo di qualità che viene effettuato, il processo di salvaguardia, di conservazione dei documenti digitali. Beh, loro la messa in linea di 2500 documenti a settimana, ma qui il filmato è di qualche anno fa, quindi hanno migliorato la performance. E
e la disponibilità direttamente sul portale Gallica. E queste sono tutte operazioni conservazione del testo per poi appunto procedere alla fruizione anche del testo nella biblioteca, appunto nelle sale della biblioteca. 400.000 libri e riviste digitalizzate, ma ripeto, stiamo parlando di qualche anno fa, 60 milioni di pagine. E la biblioteca del futuro prende forma. Ecco la risposta da parte della Francia, diciamo, al progetto di Google Books, no? E, allora, ecco qui. Bene, torniamo allora al diciamo che più di ogni parola ha funzionato, penso, avervi mostrato, no, questo breve filmato, che però è significativo perché aiuta a capire, per esempio, come può avvenire il processo di digitalizzazione. E oggi i dispositivi, gli scanner che abbiamo, sono veramente più diversi possibili e i costi si stanno abbassando sempre di più, perché chiaramente, insomma, la tecnologia fa sì che sia preferibile. E per quanto riguarda gli scanner che digitalizzano automaticamente, no? All'inizio anche Google, per il progetto Google Books, ha utilizzato una tecnologia automatica. Oggi non lo fa più, lo sappiamo perché sono stati digitalizzati circa 30.000 volumi delle biblioteche della Sapienza. Considerate che complessivamente il patrimonio del bibliotecario dell'Università La Sapienza è di circa 3 milioni e mezzo di volumi, perché insomma è una delle più grandi biblioteche al mondo anche dal punto di vista del numero degli studenti, insomma, no? 130.000 iscritti è un numero insostenibile, diciamo. E loro, Google Books, per esempio, procedono così: fatta la selezione, vengono con dei camion, con dei tir e dei carrelli speciali, un po' come quelle cassette che avete visto, no? I libri dentro vengono codificati, siglati e sono stati portati in un magazzino, un capannone, come si può dire in capanno in un magazzino? Sì, insomma, fuori Roma, non nella città di Roma, e lì vengono digitalizzati. Sì. E con adesso lo si fa semplicemente a mano. Viene messo sul dito un cappuccio, di gomma, che nella digitalizzazione non fa vedere il dito. Capito? Sì, è una cosa un po' particolare e quindi lo fanno così perché è più efficiente. Per quale motivo? Perché anche noi abbiamo uno scanner automatico con il dito bionico, ma il problema è che funziona solo se il libro è un libro in buono stato di conservazione, che ha le pagine con lo stesso tipo di usura, di uso. Perché se una pagina è usata di più di un'altra, magari lui prende due pagine insieme. E quindi alla fine diventa più una perdita di tempo che altro. Quel sistema che avete visto anche si basa su una ventosa? Ventosa, perfetto. Ma il problema della ventosa è che qualche volta strappa il foglio, lo rompe.
perché tira troppo, capito, velocemente. Comunque, insomma, diciamo, i procedimenti sono vari e diversi. Nel caso dei documenti testuali, il processo di digitalizzazione, parlo di documenti testuali quindi, può dare esito, può dare, diciamo, due diversi esiti, due diverse soluzioni. La riproduzione facsimilare dell'originale e quindi la creazione di un file di immagine. Avete visto prima c'era file modo immagine e modo testo, file di immagine. E la conversione dell'originale cartaceo, della fonte, in una sequenza di caratteri codificati che dà vita a un file di testo. E provo a spiegarmi meglio. Il procedimento è il medesimo. Cioè c'è uno scanner, ho un computer davanti, e nell'un caso io metto questo foglio sullo scanner e ottengo la riproduzione dell'immagine di questo foglio, esattamente come con una fotocopiadora, no? Ecco, si dice così. Con il file di testo va bene fino a qui, ma da questo momento in poi succede un altro procedimento, accade un'altra cosa che non vi dico adesso, ma ve la dirò fra un attimo, fra un secondo. E quella prima scelta, cioè quella del file di immagine, è la scelta in assoluta più economica. Perché? Perché è la scelta che privilegia la resa visuale, l'aderenza all'originale cartaceo, e l'unico costo reale che posso avere è quello della memoria di massa, no? Le immagini occupano molto spazio, quindi l'unico costo reale è quello di, come dire, acquistare dispositivi, supporti reali o virtuali che permettano di conservare, di gestire questi file di grandi dimensioni. E la seconda scelta invece, quella in formato testo, è una scelta più impegnativa sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista finanziario. Ve lo dirò fra poco perché, appunto, per quale ragione. Diciamo che questa seconda scelta però ha un vantaggio, che produce dei file che possono essere manipolati da un qualsiasi editor di testi. Cioè, mentre io ho un file immagine non posso modificarci nulla dentro, con un file di testo, file testo, io posso, per esempio, correggere una parola, modificarla. È un vantaggio che produce dei file che sono decisamente più piccoli, meno pesanti, diciamo, e più facili da conservare, ma naturalmente io così rinuncio alla perfetta equivalenza con l'impaginazione e il layout originale. Cioè una sequenza di parole, ma rinuncio, diciamo, all'immagine così com'è di questo foglio. Anche se alcuni scan, alcuni prodotti di cui vi dirò, nuovi, consentono invece anche la resa visuale. Allora, vi dicevo, vi racconto dopo che cosa avviene. Noi ci eravamo fermati al fatto che abbiamo messo questo foglio sullo scanner e lo scanner ha cominciato a lavorare. Nell'un caso ha prodotto un file d'immagine. Per produrre un file di testo io ho bisogno di qualcos'altro. Questo qualcos'altro si chiama OCR, è un software. Sta per riconoscimento ottico dei caratteri. Che cosa fa?
In poche parole, mentre lo scanner avanti procede, lui traduce i simboli che vede in caratteri. Naturalmente, cosa accade? Che mentre fa questa operazione può commettere degli errori. Per esempio, non c'è una lavagna, se no vi facevo vedere, la lettera L, no? L minuscola, e la legge come un 1, o viceversa, legge un 1 come una L. Allora, questo documento, che può essere poi, essere editabile, quindi anche utilizzabile con un qualsiasi editor, programma di videoscrittura, però deve essere sottoposto a un processo di revisione e correzione degli errori. Come avviene con quello che noi chiamiamo bozza di stampa, che credo sia questa, non so se è corretto, prueba de impressione. Sì, è così. Bene, cosa avviene tradizionalmente? Che io mando in stampa per la stampa un volume e poi l'editore me lo manda indietro perché ci sono degli errori che vanno corretti. Ecco perché costa di più. Perché io devo impegnare delle risorse umane nella correzione del testo, cioè nel garantire l'affidabilità linguistico-filologica del derivato digitale rispetto alla fonte analogica. È chiaro? Chiaramente, la scelta se fare formato immagine o formato testo dipende non solo dal tipo di originale, ma anche dalle finalità del progetto e del dimensionamento. Chiedo a voi, qual è la differenza relativamente alla finalità del progetto e all'interesse dell'utente tra l'avere un testo in formato immagine e un testo in formato testo? Chiedevo a voi, prego. Quando si viene Parla in spagnolo così gli altri. quando Sì. si viene la imágenes no se puede trabajar sobre las imágenes. Sì. La imágenes es esa y nada más. Con el texto se puede manipular, se pueden añadir informaciones y se puede remover y se puede trabajar y se puede separar la parte de presentación y la parte de origen, la parte Sì, de esattamente questo, cioè. sì, el profesor preguntaba que cuál es la diferencia entre trabajar con una imagen y trabajar con una imagen que se ha pasado por un OCR para reconocerla como el de esto, y cuáles son las ventajas de trabajar con un formato o con otro. Entonces, bueno, pues, sí, efectivamente lo que comentaba Andrea, que el texto se puede manipular mientras que la imagen no. Cioè l'immagine, io usufruisco di quell'immagine così com'è. Il formato testo mi permette, ad esempio, di fare delle operazioni sui testi di linguistica computazionale. La linguistica computazionale è quel ramo della linguistica, branca della linguistica, che applica analisi quantitative ai testi. Per esempio, se io ho un documento in formato testo, posso fare delle operazioni delle liste di frequenza delle parole, oppure stabilire delle prossimità. Faccio un esempio. Io posso chiedere alla macchina, ma per questo poi io dovrò aggiungere un altro passaggio, poi diremo anche quale, chiedere alla macchina: dimmi quante volte ricorre la parola amore, distante dalla parola occhi, distante 10 parole dalla parola occhi,
nella tradizione lirica spagnola. Bene, questa operazione, io, queste sono operazioni, diciamo, che posso fare in un formato testo. Per farle, naturalmente, devo aggiungere ancora un altro passaggio ancora, e vi dirò adesso, subito dopo, quale. Comunque sia, l'esito, il risultato del processo di digitalizzazione, posto che sia primario o secondario, cioè riguardi sia documenti testuali, iconici, sonori, audio, video, eccetera, è un file che può essere salvato in diversi formati. E ciascuno di questi formati risponde a funzioni e finalità diverse. Cioè c'è un formato, per esempio, che è per l'archiviazione, un formato per la rappresentazione, un formato per la visualizzazione. Sono formati differenti. Io qui ve ne elenco qualcuno, ma per esempio c'è questo sito, Every File Format in the World, che vi permette, vi dà un elenco aggiornato di tutti i file, di tutti i formati, diciamo, esistenti per tipologie di documenti e per finalità e funzionalità. E ve ne ho indicati, raggruppati solo alcuni, è inutile neppure che mi soffermi troppo in questioni troppo tecniche, che poi non sarei neanche capace di saper gestire fino in fondo. Ma per esempio abbiamo la famiglia dei formati per gli ebook, o la famiglia dei linguaggi di marcatura, i markup languages, di cui parleremo fra un attimo, i formati di memorizzazione e compressione di immagini, oppure quelli di visualizzazione. Ci sono dei formati pensati per l'audio o per la realtà virtuale. E insomma, ripeto, vari. Ma volendo vedere più da vicino come avviene appunto cosa comporta la rappresentazione in formato immagine dei documenti, diciamo che l'esperienza internazionale che è maturata negli ultimi anni ha reso possibile di definire le metodologie più idonee, più corrette e le procedure per l'acquisizione e l'archiviazione digitale. Si raccomandano alcune cose. Si raccomanda, uno, l'impiego di dispositivi che siano idonei a seconda della tipologia del documento. Avete visto prima nel filmato che c'erano degli scanner differenti a seconda della tipologia dei documenti. Bene, questo è importante. È importante che ci siano degli idonei, si chiamano banchi di acquisizione, che per esempio abbiano degli idonei sistemi di illuminazione. Ormai si usa la luce fredda per non rovinare neanche il supporto cartaceo. Quindi che garantiscano l'integrità dei documenti sottoposti a scansione e quindi la qualità uniforme delle immagini. Per esempio, ed è una cosa che per esempio Google Books, per chi lo ha frequentato, non sempre garantisce la qualità coerente, conforme delle immagini. No? Molte volte capita di trovare delle pagine di sbiego tagliate male, eccetera. E quindi l'importante è che la singola pagina digitalizzata venga acquisita con un diciamo idonea e costante condizione di inquadratura e di illuminazione. Non puoi avere un'immagine che ti prende una pagina tagliata perfettamente intorno, rifilata, e un'altra che invece riduce lo spazio di scrittura, oppure una che risulta più luminosa e un'altra meno. Per esempio, l'altro è che ormai c'è
è consolidata la prassi della rifilatura. Non so come si dice in spagnolo. Rifilare è quando sì, tagliare intorno, no? Ecco, allora, sul libro moderno si usa la rifilatura. Quindi si fa vedere, non ho come un libro, va bene. Si fa vedere esattamente, no? No, non c'è alcun contorno. Per il libro antico invece si conserva spesso il taglio del libro, no? Si fanno vedere l'insieme delle altre carte, no? Talvolta anche un bordo della coperta, della copertina. Quel bordo tecnicamente si chiama unghiatura. Unghiatura. Poi l'acquisizione, quando è un libro, di non acquisire due pagine insieme, ma sempre una pagina per volta. Gli scanner, i software più avanzati lo fanno, cioè prendono due pagine ma le separano automaticamente. E poi l'archiviazione in una copia principale, chiamata copia master, in modo da far corrispondere ad ogni pagina un file che viene denominato con un identificativo univoco. Cioè, faccio un esempio, questa è pagina 3 di un libro. Io ho un identificativo, un file. Questa è la pagina 3, scusate, del libro cartaceo. Questa è l'immagine digitale di questo libro. Allora, l'importante è che io faccia corrispondere, abbia un file per ogni pagina e che ogni file abbia un suo identificativo, un suo nome, diciamo, che permetta di recuperarlo sempre. E ancora il fatto che venga memorizzata una versione derivata a media qualità, in modo tale da favorire la sua visualizzazione. I formati di memorizzazione io li utilizzo a scopi conservativi, mentre per l'utente, per la disponibilità degli oggetti digitali per gli utenti, bene, utilizzerò un formato più adatto per la visualizzazione. Faccio un esempio: se per l'immagine un formato di memorizzazione è il TIFF, quello di visualizzazione è JPEG. Cambiano parecchio dal punto di vista anche del peso che hanno questi file. E poi il processo OCR automatico, cioè quel processo OCR che viene, come avete visto prima, no? Man mano io passo una pagina, digitalizzo, eccetera. Oggi i sistemi sono in grado di farli automaticamente. Cioè di, digitalizzato un libro, di lanciare il processo di OCR automatico e di avere alla fine un file di testo che naturalmente non è stato corretto, cioè che ha degli errori dentro. Ma si dice meglio avere un file di testo, come dire, sporco, piuttosto che non averlo per niente. Volevo farvi vedere prima di... oppure facciamo una pausa adesso e poi, che dici Elena, e poi mostro alcuni esempi. Sono le 5:20. Preferite? No, per me non va bene. Se voi siete stanchi, annoiati, eccetera, vado avanti? Sì. Bene. Allora, io volevo farvi vedere, diciamo, alcuni esempi differenti di come si può avere un esito di immagine digitalizzata. Allora, il primo è, mi sembra doveroso di far vedere Biblioteca Digital Hispanica. Bene, dentro questa importante biblioteca vi sono
tante collezioni, come vedete, e per esempio quella degli incunaboli spagnoli. Gli incunaboli, vi ricordo che sono i primi libri a stampa, cioè dopo la stampa a caratteri mobili, l'invenzione della stampa a caratteri mobili 1455 circa, fino al 1500 si chiamano incunaboli. Dal 1500 al 1599 si chiamano cinquecentine. Bene, per esempio, io qui ho la disponibilità in formato immagine di un incunabolo, di un libro antico. Eccolo qui. Qui vedete, ecco, questo è un esempio in cui vi si fa vedere, a scopo di utilizzo anche dello studioso, sono state conservate, come vedete, i tagli, questi qua, eccolo qui, questo qui è il taglio verticale, questi orizzontali, cioè i margini del libro, il dorso interno. E viene messo anche questo metro vicino, questo centimetro, per fornire esattamente le indicazioni allo studioso, l'indicazione del testo, delle misure del testo, meglio, della singola carta del testo, e la possibilità di leggerlo. Come vedete, vi faccio vedere, la risoluzione è molto buona. Cioè è stato fatto un eccellente lavoro di digitalizzazione, perché io man mano che aumento, l'immagine non sgrana, ma resta sempre molto chiara, molto nitida. E come avete potuto notare, anche questo in genere, questa... Ecco, questo a che serve? Serve questa tavolozza per... sono delle indicazioni sulla la grana di colore, sul tipo di colore originale della fonte analogica. Cioè viene acquisito e dentro c'è un pantone che è una tavolozza dei colori, diciamo, che ti garantisce sulla acquisizione dell'immagine esattamente nel colore originario. Sono dei controlli di qualità. Sono unas cajas de color que se, o sea, que se compran aparte, entonces lo que garantiza es que lo que se ve en pantalla corresponde exactamente con la carta de color. Grazie per la... Ecco, e come vedete, ciascun libro, questo degli incunaboli, è interessante perché... E perché anche qui loro hanno cercato di ricostruire quell'insieme di contesti di cui parlavo prima nella introduzione, no? E di arricchire le informazioni per l'utente. Cioè ti dicono, per esempio, che questo sono gli incunaboli spagnoli che fanno parte della collana più generale degli incunabili, e che la ricerca che tu puoi fare può essere, per esempio, filtrata per accesso tematico. Vuoi vedere solamente i testi che hanno a che fare con la religione e la teologia, e sono, per esempio, questi 100 che sono indicati, oppure per tipo di materiali, in questo caso sono libri, eccetera, per autore, e qua puoi selezionare gli autori, oppure filtrare per anni, oppure ancora per lingua, e per anni ti dà anche, come vedete, primo incunabolo digitalizzato risale al 1472, l'ultimo è 1500, l'ultimo è 1500, e quindi sono dei filtri che aiutano nell'attività di ricerca.
Questa ve l'ho voluta mostrare perché mi sembra un esempio, e non perché sono a casa vostra, ma un esempio virtuoso di buona digitalizzazione, di ottima digitalizzazione. Di fatto, le biblioteche spagnole, soprattutto alcune di esse, si segnalano, sono note a livello anche internazionale per la particolare cura che hanno riservato a delle procedure standard di acquisizione dei documenti digitali. Quest'altro che vi voglio far vedere invece è, ecco qui, questo è il codice Manesse. È fatto e digitalizzato conservato ad Heidelberg, presso la Biblioteca Universitaria di Heidelberg. È uno dei più importanti codici che, come dire, documentano la tradizione della tradizione trobadorica, chiamiamola così, in aria tedesca. È un codice di una bellezza straordinaria. Lo hanno digitalizzato con della risoluzione eccellente. E la cosa fondamentale è che lo hanno reso accessibile a tutti. Perché, vedete, non tutte le biblioteche usano lo stesso criterio. Cioè quello dell'accesso alla conoscenza aperto. Alcune biblioteche, beh, utilizzano un criterio differente, e cioè quello del dire: bene, tu vuoi vedere questo codice? Devi pagare per questo. Ora, dal mio punto di vista, è una contraddizione in termini, perché la rete nasce per la condivisione della conoscenza, no? Senza barriere, senza vincoli. E il costringere l'utente comunque a non poter usufruire, oppure a usufruirne solo a determinate condizioni, io penso che sia una grave carenza. Vedete questo simbolo che sta qui? Questo qui sta per Creative Commons, cioè significa che c'è la libertà, cioè l'accesso aperto, secondo però alcuni vincoli, che in questo caso dovrebbe essere semplicemente quello che se tu utilizzi questa immagine devi sempre citare la fonte da cui l'hai presa. Mi sembra il minimo, insomma, no? Ma mi sembra un modo. Non sempre è tan evidente. Non sempre, eccetera. Ci sono per esempio delle biblioteche, americane oppure inglesi, o la stessa Biblioteca Vaticana che adottano un sistema diverso da questo, in cui l'accesso non è un accesso aperto. Non è un accesso libero. Vi racconto questo piccolo episodio che quando io ho coordinato un progetto che prevedeva la digitalizzazione degli incunaboli volgari in italiani, cioè la digitalizzazione dei libri pubblicati tra il 1450 e il 1500 in Italia in lingua volgare, cioè non in latino. E ne abbiamo digitalizzati 1780 di libri in varie parti del mondo. Beh, con alcune biblioteche internazionali note, noi abbiamo avuto delle difficoltà serie. Perché se una biblioteca ti dice: io ti concedo, ti do la digitalizzazione, ma ogni pagina tu me la paghi 100 sterline, è come dire: non ti faccio fare la digitalizzazione. Oppure, se qualche biblioteca ti dice: va bene, ti faccio digitalizzare tutto, mi paghi, cioè io
ti pago per, e pago la digitalizzazione, pago te anche come biblioteca, ma la disponibilità libera sul tuo portale, sul tuo servidor server, te la do solamente per 3 anni. È come se io facessi un servizio di digitalizzazione per quella biblioteca che gratis si ritrova. Beh, insomma, sono delle operazioni che lasciano molto a desiderare. La interessante di questo progetto anche della biblioteca digitale tedesca, la Digital Deutsche Bibliothek, e che hanno un sistema di metadatazione che è molto interessante, perché è molto ricco e molto interessante da più punti di vista. Lo vedremo quale. Poi vi faccio vedere un altro progetto. Questo è un progetto che nasce nella Università di Torino. E questo per dirvi che, vedete, quando a proposito delle finalità e del... quali sono le tue risorse? Ce la faccio, non ce la faccio a gestire un progetto di digitalizzazione? Questo qua è un progetto per cui da una parte abbiamo Biblioteca Digitale Ispanica e quella anche di Heidelberg, massima attenzione agli standard internazionali. Massima attenzione ai metadati, massima attenzione a garantire una alta qualità di conservazione e fruizione. E poi qui abbiamo un'altra esperienza. Questa è l'esperienza che ha costruito un bibliotecario dell'università, della Biblioteca Universitaria di Torino, Nord Italia. Bene. Lui che cosa ha pensato? Dice, ho alcune migliaia di libri particolarmente interessanti e importanti perché documentano la narrativa e il teatro italiani del 600. Li voglio digitalizzare. Benissimo. E lui allora comincia a digitalizzarli. Li digitalizza e che cosa fa? Bene, lui non fa altro che i metadati sono ridotti, come vedete, all'essenziale. Autore, titolo e luogo di stampa, tipografo e anno di pubblicazione. Sono i dati, metadati, che si riferiscono all'oggetto, alla fonte analogica, al libro cartaceo. Quindi non abbiamo in questo caso dei metadati specifici dell'oggetto digitale, ma abbiamo quelli stessi dell'oggetto analogico, quelli che troviamo nel catalogo della biblioteca. Chiaro? Dopodiché lui dice, ma renderli... Se io dovessi mettermi qui a garantire una digitalizzazione con una scansione standard, immagine per immagine, TIFF e poi JPEG, no? E non finisco mai, non ce la farei mai. Invece che faccio? Metto sullo scanner e salvo tutto come file PDF. Così è avvenuto. Questi file sono file PDF che possono essere liberamente scaricati da chiunque. Cioè c'è un libro, mi interessa, me lo scarico e ne usufruisco liberamente. Allora, naturalmente la qualità dell'immagine è diversa. Come vedete qui sono evidenti un poco le piegature della carta, no? Per cui la carta che ondeggia, perché poi questo dipendeva dal tipo di carta usata nel 600 e dal tipo anche di inchiostri usati, ma la cosa importante è che comunque lui ha reso fruibile un patrimonio, e stiamo parlando di quasi 18.000 volumi che altrimenti non sarebbe stato reso fruibile. Mi sembra comunque un'operazione meritevole. Ecco perché dicevo, bisogna sempre stare attenti, no? Alla
finalità del progetto, alla modalità con cui uno, con cui si vuol rendere fruibile un oggetto digitale. È importante, ecco, questo è un altro modo. E l'altro ancora, io vi farei vedere, dove sta? Eccolo qui. Come faccio a fare una ricerca a Google da qui? Prendi il Chrome. Apri il Chrome in basso. Da qui? Sì. No, scusate, stavo scrivendo una tastiera sbagliata. Non so se conoscete voi Internet Archive, la conoscete, la praticate, insomma. Bene, Internet Archive è nato, insomma, come un luogo virtuale in cui conservare la memoria virtuale di tutto ciò che stava in rete. Quindi con dei motori interni non facevano altro che per cui se voi mettete qui sopra l'indirizzo per esempio della vostra università si apre una maschera con gli anni, per cui se cliccate sul 2012 vedete qual era diciamo il sito com'era il sito nel 2012. Naturalmente non vedete i link dinamici, vedete solo quelli. Ma se io faccio qui, per esempio, allora mettiamo ecco qui Cervantes e loro mi allora non fa altro Internet Archive di essere un grande collettore, no, punto di unificazione dei progetti di digitalizzazione che stanno sparsi in varie parti del mondo. Quindi tutti i testi, no, cercano di creare un unico punto di accesso. Di fatto sono alcuni milioni di testi. E la cosa interessante è che ogni testo può essere letto, quindi direttamente al video, oppure può essere, essere fatta l'operazione di downloading attraverso diversi formati, che vanno, come vedete, dal formato Kindle al PDF, oppure al full text, al formato EPUB e via di seguito. No? Questo ve lo volevo segnalare perché per chi non sapesse è un utile punto di riferimento. Questo vale non solo per i libri, ma anche per video, eccetera, e quant'altro. Ok. Bene, io se siete d'accordo farei adesso una breve pausa prima di passare alla rappresentazione in formato testo, vi faccio vedere come avviene, e poi entrare dentro Digital Library Sapienza, così vi faccio vedere come abbiamo concretamente lavorato e se tutto funziona vi faccio vedere anche il back office. Va bene? Grazie. Bene, grazie a voi.